Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Sorelle e fratelli carissimi, il problema del lavoro oggi è più importante che mai. Tutti lo cercano, è difficile trovarlo, ma quando lo si trova, ognuno cerca di ottenere il possibile da quel lavoro, si informa sulle condizioni di lavoro che lo aspettano e soprattutto si informa sul suo salario, sul suo stipendio, sulla sua paga. Quello che accade per un lavoro umano accade anche per un lavoro spirituale, per il lavoro che ci attende nella vigna del Signore. Protagonista, infatti, del Vangelo di questa domenica e anche del Vangelo di domenica prossima è la vigna, la vite, il vino, l'uva, il vignaiuolo e gli operai che vanno a lavorare nella vigna. Anche a Gesù noi siamo curiosi di chiedere qual è la nostra paga. Infatti, il contesto all'interno del quale Gesù racconta queste due parabole è proprio il contesto di una domanda fatta da Pietro a nome di tutti per sapere quanto Gesù avrebbe dato loro. Era andato da Gesù un giovane, ricco, molto ben educato, oggi diremmo un bravo cristiano, che chiede a Gesù: cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Gesù gli dice di osservare i comandamenti e quel giovane risponde che questo lo faceva fin da quando era bambino. Allora Gesù lo ama e gli chiede di vendere tutto per venire dietro di lui. Ma quel giovane, siccome aveva molti beni, non accetta la proposta di Gesù e, ci dice il Vangelo, se ne andò via triste. A questo punto Pietro interviene e chiede a Gesù: ma a noi che abbiamo lasciato tutto, che non abbiamo fatto come questo giovane, a noi che ti abbiamo seguito lasciando lavoro, casa, famiglia, tu cosa dai? E Gesù risponde loro, a Pietro e agli apostoli: io ti do 100 volte tanto quello che tu avevi e ti do la vita eterna.
Gesù sta dicendo a Pietro: la tua vita, ora che mi segui, sarà 100 volte più bella, 100 volte più felice, 100 volte più gioiosa, e in più avrai anche la vita stessa di Dio, la vita dell'Eterno. Sarebbe folle se chi propone questo contratto è una persona seria non mettere immediatamente la firma sotto questo contratto stesso. Sarebbe da sciocchi non accettare questa proposta di Gesù. E allora Gesù, per chiarirci ancora meglio le idee, per farci entrare ancora di più nella logica che è dietro la sua proposta, racconta la parabola degli operai che vanno a lavorare nella vigna in orari diversi, dalle 6 del mattino alle 5 del pomeriggio. La giornata di lavoro del popolo degli ebrei, infatti, iniziava alle 6 del mattino e terminava alle 6 del pomeriggio. La vigna è stata sempre tenuta in grande considerazione dal popolo degli ebrei, che addirittura dal Signore stesso era stato identificato nella vigna, che avrebbe dovuto produrre uva buona, anche se a volte invece ha prodotto uva immangiabile, come dice il profeta Isaia nel capitolo 5 del suo libro. E Gesù stesso dice di sé di essere la vite e dice che noi siamo i suoi tralci, chiamati a portare frutti buoni in lui, a produrre vino buono. L'importanza di queste immagini ci è data anche dal numero delle volte che esse si ripetono. Pensate, si parla della vigna nell'Antico Testamento per ben 97 volte. Si parla del vino 140 volte con il termine più comune, ma poi nell'Antico Testamento ci sono altri 8 termini che la Bibbia utilizza per esprimere il concetto di vino, e si parla di vite ben 55 volte. Capite quindi l'importanza di questo. E perché è così importante la vite, l'uva, il vino? Perché del pane e dell'acqua non si può fare a meno, essi sono indispensabili per la vita. Del vino, teoricamente, si potrebbe fare a meno, quindi esso esprime il di più, esprime la gratuità, esprime la gioia, la festa. E per questo il Signore utilizza queste immagini, per farci capire che nella nostra vita c'è proprio bisogno di questo di più, c'è bisogno di questa gioia, c'è bisogno di questa gratuità, c'è bisogno dell'amore. Andare a lavorare nella vigna, quindi, significa andare a lavorare per costruire il regno di Dio, per costruire un'umanità nuova e una comunità ecclesiale nuova, basata appunto sulla gratuità, sul servizio, sull'amore, sulla gioia e sulla festa. L'interesse del padrone della vigna è così grande che lui non manda il suo fattore a cercare gli operai, esce lui stesso, e non esce una sola volta all'inizio della giornata, ma esce ben 5 volte nell'arco della giornata stessa. Naturalmente, se lui esce per prendere operai alle 6 del mattino, evidentemente era già sveglio almeno dalle 4, aveva già predisposto tutto per andare a lavorare nella vigna, perché quando gli operai fossero arrivati non si dovesse perdere ulteriormente tempo. Alle 6 del mattino questo padrone trova gli operai più motivati, quelli che a loro volta si erano alzati presto, che non erano rimasti a poltrire nel loro letto, e con loro in un attimo si accorda. Si mise d'accordo per un denaro al giorno, contento il padrone, contenti gli operai che vanno immediatamente a lavorare nella vigna. Poi questo padrone esce alle 9, poi a mezzogiorno, poi alle 3 del pomeriggio e infine alle 5, quindi regalando un'ora sola di lavoro agli operai dell'ultimo momento. Non dice loro: venite domani, li manda subito a lavorare nella vigna, perché non può attendere chi ha fame di pane e di dignità. Gli operai della prima ora
possiamo paragonarli ai cristiani che sono tali fin da piccoli, coloro che, come la maggior parte di noi, hanno ricevuto il battesimo da bambini, che sono nati e cresciuti in una famiglia cristiana, in una società cristiana, che hanno fatto i sacramenti a tempo debito e che casomai collaborano anche nelle comunità parrocchiali, nelle diocesi, nei gruppi ecclesiali fin da quando erano ragazzi. Quelli delle nove li possiamo paragonare a coloro che riscoprono Gesù nella loro giovinezza. Mi immagino i ragazzi che frequentano i percorsi di preparazione al sacramento del matrimonio. Forse dopo la cresima si erano un pochino allontanati. La celebrazione di questo bellissimo sacramento li riporta in parrocchia e casomai il percorso che hanno iniziato anche malvolentieri trasforma la loro vita e fa capire loro quanto è bello lavorare nella vigna del Signore, nella costruzione di questa umanità nuova, di questa Chiesa nuova, del Regno di Dio sulla terra, e cominciano a darsi da fare. Quelli di mezzogiorno li potremmo paragonare a coloro che casomai riscoprono il Signore Gesù in vista dei sacramenti dei loro figli. Forse hanno celebrato un matrimonio soltanto per tradizione, soltanto per rispettare i desideri dei genitori o dei suoceri, ma quando vanno in parrocchia per chiedere la prima comunione per i loro bambini, forse riscoprono la bellezza di Gesù, riscoprono quanto Egli abbia da dare e da dire nella loro vita e cominciano anche loro ad impegnarsi. Quelli delle tre del pomeriggio, quelli delle cinque, sono casomai coloro che dicono: beh, adesso sto in pensione, mo do una mano alla mia parrocchia, do una mano alla diocesi, quello che non ho fatto per tutta la gran parte della mia vita lo voglio fare adesso che mi sto incamminando verso il termine di essa. La cosa bella da comprendere è che lavorare nella vigna certamente è faticoso, certamente è pesante, certamente alla sera nessuno torna a casa libero, tranquillo, sereno, ma è un lavoro che dà gioia, è un lavoro che dà tanta soddisfazione, è un lavoro che si confà alla nostra struttura. Come Gesù dice in un'altra pagina del Vangelo di Matteo: il mio giogo è leggero, è soave, è fatto bene per voi, si poggia bene sulle vostre spalle, aderisce bene alla vostra vita, perché il senso della nostra vita è dato dall'amore, è dato dalla gioia, è dato dal servizio, e quanto più noi lavoriamo per la gioia, per il servizio, per l'amore, tanto più dovremmo essere contenti. Invece cosa accade? Lo scopriamo al momento della paga, al momento della sera, quando il padrone manda il fattore a pagare questi operai che in ore diverse hanno cominciato a lavorare nella sua vigna. Avrebbe potuto cominciare da quelli delle 6 del mattino, avrebbe potuto dare loro il denaro pattuito, questi se ne sarebbero andati e non avrebbero avuto nulla da ridire perché nulla avrebbero visto. Ma il padrone vuole che gli operai della prima ora, coloro che come noi sono credenti fin dall'infanzia, vedano la grandezza del suo amore, la grandezza della sua misericordia, la sproporzione fra quello che noi riusciamo a fare e quello che Lui, il Signore, il padrone della vigna, il nostro Padre, come vedremo domenica prossima, è disposto a darci. Egli, il padrone, Dio, vuole che noi ci rendiamo conto che la logica non è quella del merito, quella del meritarsi le cose, ma quella dell'accogliere il grandissimo dono dell'amore di Dio, il grandissimo dono della sua misericordia. E l'invito che il Signore ci fa, nemmeno troppo velatamente, è di non dare per scontato che noi siamo gli operai della prima ora
che si sono meritati tutti e che quindi possono puntare il dito contro questa presunta ingiustizia del padrone che non c'è, perché il padrone dà a loro un denaro così come pattuito, ma che quindi è un puntare il dito sulla bontà del padrone, sulla misericordia del padrone. Perché? Perché ha fatto uguali a quelli della prima ora anche gli altri operai, compresi quella dell'ultima ora. Sembra quasi che a noi dispiaccia che il Signore paghi un denaro anche a quelli delle 5 del pomeriggio, cioè che dia vita, perché questo era il significato del denaro, dare vita a tutti, anche a coloro che arrivano tardi, così come aveva donato vita a noi. Non ci deve dispiacere. Se è vero che lavorare nella vigna del Signore è proporzionato al nostro essere, alla nostra struttura, al nostro DNA, noi dovremmo essere felici che anche altri si aggiungono al lavoro, e anzi dovremmo dire: peccato che vi siete persi la possibilità di lavorare con il Signore e per il Signore per tutta quanta la giornata. Peccato che della bontà del Signore ne state facendo esperienza soltanto adesso, all'ultima ora della vostra vita. Ma se invece noi, anche solo per un attimo, pensassimo di essere gli operai dell'ultima ora, perché a volte siamo stati superficiali, perché a volte abbiamo vissuto un cristianesimo tradizionale, perché a volte ci siamo fermati più alla forma che non alla sostanza della nostra fede, e venissimo pagati dal padrone della vigna, dal Signore Gesù, lo stesso con un denaro, noi dovremmo essere felicissimi, perché vedremmo la grande misericordia, il grande amore di questo padrone della vigna, e non avremmo nessun rimpianto, nessun giudizio da dare se ha dato la stessa cosa anche agli altri che dal nostro punto di vista potrebbero averlo meritato anche di più. Ecco, non abbiamo l'occhio cattivo, non siamo invidiosi di quello che il Signore fa con gli altri. Impariamo a condividere il lavoro nella vigna con tutti, impariamo a camminare insieme sinodalmente mentre viviamo in questo mondo nel quale il Signore vuole impiantare il suo regno, in questa umanità che il Signore vuole rinnovare alla luce del Vangelo, in questa Chiesa che il Signore vuole sempre più evangelica e sempre meno burocratica e strutturata. E insieme gioiamo della bontà e della misericordia del nostro Padrone, cercando, come ci dice Gesù, di essere misericordiosi come questo Padre, di essere nella gioia, nella festa, nel di più simboleggiato dalla vigna, dalla vite e dal vino.